Una manifestazione che non poteva mancare a lungo. Abbiamo avuto prima il Covid, poi alcune turbulenze all'interno dell'associazione, ma poi il fronte comune ha permesso quest'anno di riportare in scena la 62esima edizione della rievocazione storica, una rievocazione storica tra le più longeve della nostra regione e sicuramente della nostra provincia. Quindi dal 13 al 15 Mondavio, come sempre fatto, saprà stupire tutti i visitatori che avranno modo di visitare il nostro borgo. Quindi più di 200 volontari che già in questi giorni stanno allestendo il borgo, stanno preparando gli spettacoli, stanno cucinando, e quindi qualsiasi genere di età, dai più piccoli che vedrete sul palco alle persone più grandi che saranno occupate negli stand, ma non solo. Siamo a fine 400. La rocca viene costruita da Francesco Di Giorgio Martini tra il 1482 e il 1492. Il momento storico è la presa di possesso di Giovanni della Rovere del vicariato di Mondavio, avuto in dono dallo zio Papa Sisto IV proprio per legare il Ducato di Urbino ai possedimenti papali. Quindi due anni dopo Giovanni della Rovere, nipote di Papa Sisto IV, sposerà la figlia di Federico da Montefeltro. Il programma prevede il 10 di agosto un primo accenno di quello che proponiamo, ovvero il bivacco nel fossato della Rocca. Naturalmente per partecipare è necessaria la prenotazione. È possibile prenotare tutti gli eventi della rievocazione storica Caccia al Cinghiale nel nostro sito, quindi www.mondavioproloco.it. Il bivacco è appunto la cena del popolo, la cena militare che si tiene nel fossato della Rocca. L'11 di agosto abbiamo un torneo LITAB di tiro alla balestra, quindi la nostra compagnia di balestrieri che ospiterà compagnia di balestrieri da tutta Italia, mentre dal 13, 14 e 15 entriamo nel clou, il 13 di agosto con il banchetto rinascimentale, 100 ospiti alla corte del Duca, quindi gli ospiti vengono letteralmente spogliati dei propri abiti, verranno rivestiti con abiti rinascimentali e potranno partecipare a questo banchetto in onore proprio di Giovanni della Rovere e di Giovanna Feltria. Che cosa succede in questo banchetto? Beh, gli spettacoli sono esclusivamente per gli ospiti, si mangia con le mani, i piatti provengono da una ricerca storica accurata delle nostre cuoche, l'ambientazione è dell'epoca, quindi non ci sarà luce artificiale, solo fuoco, si mangia con le mani, come ho già detto, e tutto questo, ecco, si viene proprio immersi in un momento di vita rinascimentale. Sono tanti turisti, ma tanti anche i residenti nelle Marche che andranno a Mondavio, uno dei borghi più belli d'Italia, in occasione di questa rievocazione, e questo fa bene all'economia turistica, fa bene alla ristorazione del territorio. E poi questo è un anno particolare, insomma, l'anno dei 550 anni dell'infeudazione di Giovanni della Rovere come signore di Mondavio, Mondolfo, San Costanzo e Senigallia, e quindi è un anno che ci ha dato anche il motivo per rieditare una nuova edizione dell'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, che faremo entro l'anno insieme ad altre nuove pubblicazioni che fanno parte sempre dell'itinerario della bellezza.